Presso la chiesa di San Francesco si è tenuta la presentazione del libro Francesco ieri oggi dell'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Acrocca. Mi sono occupato di quello che Francesco è stato ieri, cioè della sua storia ieri, ma anche dell'attualità che ancora conserva per noi oggi, cioè una storia di ieri che ha ancora sull'oggi tanti addentellati e che esercita sull'oggi un fascino sempre vivo. Cosa accomuna la figura di San Francesco di Assisi con Papa Francesco? Ma il desiderio stesso di vivere il Vangelo nell'uno e nell'altro. Quindi quando il Vangelo diventa il punto di riferimento, il termine di confronto, questo ci porta ad essere sempre, diremo così, segno di contraddizione nel mondo. Monsignor Acrocca, al di là del suo ministero episcopale di arcivescovo di Benevento, una sede già di per sé prestigiosa, è uno dei più grandi studiosi viventi di Francesco, di Chiara, di francescanesimo. Quindi il suo intervento rientra da un lato nella manifestazione del settembre culturale, dall'altro nei preparativi alla festa di San Francesco d'Assisi, e come abbiamo potuto ascoltare ci ha aiutato a entrare nell'umanità di Francesco, nella sua complessità e allo stesso tempo in quella umanità che è stata trasfigurata dall'incontro con Cristo, un incontro che si è realizzato innanzitutto attraverso l'altro, cioè attraverso il povero, il lebbroso, e poi un incontro che lo ha portato a Cristo, e da Cristo, diceva Monsignor Acrocca, l'ha riportato all'amore per gli altri. Quindi la presenza di Monsignor Acrocca è stato per noi non solo un onore, ma è stata un'occasione per conoscere ancora meglio Francesco e l'attualità del suo messaggio, e credo anche il bisogno, l'urgenza per la Chiesa di oggi di vivere la modalità evangelica propria di Francesco.